Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightbulb. Vacanze di Natale sono finite, ritorno al lavoro. Ritorno al lavoro con questo video, ma lo vediamo dopo la sigla. Ora, questo video scaturisce da un post di un amico che ha scritto sul gruppo di noi che usiamo Lightbulb dicendo: ho necessità di praticamente inserire in un'immagine facendo un cerchio, eliminando il contenuto del cerchio, andando a prendere un'altra immagine e andarla a mettere lì. Forse è più facile a farlo vedere che non a spiegarlo così a voce. Gli è stato consigliato, qualcuno qualche altro utente gli ha consigliato di guardare il mio video della maschera sulle immagini. Ve lo metto in descrizione qui sopra, così vedete, se lo volete andare a vedere il video completo. Diciamo che è corretto quello che gli ha detto l'utente, cioè si può fare con la maschera, ma si può fare solo una parte. Vediamo completo come si fa con due strumenti diversi che sono però molto simili nel loro comportamento. Uno è appunto la maschera sull'immagine, un altro invece sono le forme di taglio. Andiamola a vedere sul piano di lavoro. Allora, cominciamo dalla prima lavorazione. Prima lavorazione supponiamo che questa testa sia quella che io voglio portare al posto di questa qua, ok? Allora, prima cosa faccio una duplicazione di questa immagine, perché supponiamo che siano due immagini magari diverse. In questo caso qua io voglio mettere la testa nera sul grigio o viceversa. Comunque vediamo adesso come viene. Mi vado a fare con lo strumento T1 un cerchio, quindi livello T1, mi vado a fare un cerchio che sia grosso modo grande quanto la testa. Ok, guardiamo se ci siamo. Ci siamo. È così. E poi me la vado a duplicare perché mi servirà per un'altra cosa. Allora, in questa figura io opererò con la maschera dell'immagine, quindi vado a cliccare l'immagine, poi con Ctrl clicco, allarghiamo un attimino il piano di lavoro, clicco il cerchio, tasto destro del mouse. Applica maschera all'immagine. Vedete, mi toglie tutto, mi lascia la testa e basta. Però se io faccio così, poi lo vado a riselezionare, ecco, io non ha tolto l'immagine sotto. Vedete, sotto c'è ancora tutta l'immagine e io quindi devo andare a separare questa immagine, quindi devo andare a appiattire l'immagine come ho mostrato nel video precedente. Cosa faccio? Tasto destro del mouse, appiattisce l'immagine e questa è un'immagine a sé stante. Ok? Ora diciamo che io voglio creare qua invece un foro per andare a metterci questa. Ora cosa faccio? In questo caso farò, prenderò questo cerchio, lo metterò in questa posizione dove io voglio creare un foro per andarci poi a mettere quest'altra immagine. Faccio più o meno analogamente a prima, io faccio clicco sull'immagine, tasto Ctrl, scusate, vado a selezionare anche il cerchio, non vado a fare la maschera, ma vado a fare da strumenti, forme di taglio e do ok. A questo punto qua io ho tagliato la testa, simile a prima. Però, vedete, mentre prima l'immagine era dietro mi spariva, adesso fa il contrario, perché mi taglia quell'immagine, che io a questo punto posso anche buttare via, quindi faccio seleziono e taglio, mi va tutto via, mi rimane il buco qua, non resta altro che prendere questa immagine e portarla qui dove voglio io. E così, praticamente, ho fatto la sostituzione della testa di quella figura lì che vi ho fatto vedere. Quindi, caro Claudio, ecco, questo è come fare. Bisogna usare due strumenti, la maschera per andare a separare il cerchio e devi fare con forme di taglio il cerchio per mantenere tutta l'immagine e crearti il foro da metterci sopra quell'altro. Qualcuno direbbe: sì, ma perché non ce lo metti sopra? Così viene più pulito il lavoro, viene migliore, eccetera, eccetera. Poteva anche mettere uno sopra l'altro, però poi dopo bisogna vedere i piani di lavoro, eccetera, eccetera. Comunque, io preferirei fare in questo modo.
Penso di aver accontentato Claudio e magari anche di aver spiegato un comando che non penso di aver ancora spiegato così le forme di taglio, perché le forme di taglio sono abbastanza complete. Sarà oggetto di un video che farò più avanti, dove vi spiego anche altre caratteristiche delle forme di taglio, perché è uno strumento veramente interessante. Adesso vi saluto. Se il video vi è piaciuto, un like. Iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, per me è molto importante, e quindi avere un numero sempre più grande, siamo quasi a 3.000, mi sono fissato di arrivare un pochino più in alto. Quindi iscrivetevi al canale, campanellina per rimanere sempre aggiornati su quello che farò sul canale. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.